quest'oggi è stato un piccolo passo per Linda, ma un grande passo per l'umanità. Ricordatevi, un piccolo passo per l'Inter, ma un grande passo per l'umanità. Hanno trovato il pallone, era su, attraccato alla base spaziale internazionale, lì, alla stazione di servizio. Era attraccato e hanno dovuto staccare. E poi loro li portano giù, comunque, perché ci devono giocare, se no gli manca un pallone. Allora, pensiamo a noi ora. Fiumi di parole, se vuoi, se lo vuoi, ti porterà via. Ti darò il mio foglio, se vuoi, se lo vuoi, e poi leggerai via. Parole, quante parole, ragazzi. Allora, questa sera... vi rendete conto, tocca a noi, alle ore 16.45, non so se andranno in televisione o su, insomma, per me comunque è indifferente, toccherà a noi, sapete che dietro, che c'è dietro, perché ieri sera i Gobbi hanno gufato per l'Inter, ma stasera gufano per noi, e più, e loro stessi, anche prescritti, anche cartonati che gufano per noi, stasera abbiamo addosso, ragazzi, una pressione, una forza di gravità che ci, una forza di gufità che ci schiaccia proprio al terreno. Allora noi dobbiamo avere le spalle larghe, scendere in campo con lo Slavia, mi sbaglio, scusate, che poi tra l'altro è una bella squadretta, l'ha dimostrato all'andata. Duretti ce l'ha fatta, sono ordinati, sono una squadra attenta, insomma, si muovono bene in campo, è una squadra doppia, la ripartenza è rapida, sono pericolosi. E l'abbiamo visto, no? Sicché non è da sottovalutare. Stasera entra in campo con le palle, come disse Adli nel post partita dell'andata, disse, il ritorno, chi non si sente di mettere la gamba, stia a casa. Ecco, chi è che non se la sente di giocarla, lo dica al mister, alla società, e starà in panchina o in tribuna. Perché questa sera non possiamo permetterci di uscire, non possiamo permetterci di fare una figuretta, non possiamo permetterci di farci poi sfottere dai Gobbi in primis, ma anche da quell'altri che sono usciti ieri sera, da quelli più forti d'Europa, che però, visto il calcio, a volte è crudele, anche se sei la più forte, la palla è tonda, soprattutto i rigori sono una lotteria, no? Potete capirli. E noi invece la nostra coppetta, il nostro portaombrelli, cerchiamo di arrivare più avanti possibile. Poi, su quanto riguarda tutte quelle voci che sono successe, finanza, fiamme gialle, fiamme blu, fiamme verdi, fiamme nere, quello che vi pare, non ci pensiamo, famo cavoli nostri, perché bisogna pensare alla partita, appoggiamo tutti, supportiamo tutti, dall'allenatore a tutti. Poi, come ripeto, se uscirà fuori che qualcuno sarà colpevole, vedranno come punire, che sanzioni dare, e se ci sarà da sanzionare anche la squadra, e allora è giusto che sia fatto, perché se qualcuno ha sbagliato deve pagare. E sappiamo che pagano le squadre, le maglie, no, le persone. Purtroppo è così, però come è toccato ad altri... Il problema è che se vanno di là, con noi hanno fatto presto, se vanno di là escono il prossimo anno dalle perquisizioni. Ci mettono casa la finanza, perché sa quanti ne trovano. Però, alla fine, quello che conta, anche per i piazzamenti UEFA, per il ranking, per tante cose, passiamo questo turno e poi bisogna essere coscienti che dalle prossime, da quarti di finale in poi... sarà tutta una battaglia, tutta una finale. E per il campionato, poi la domenica dobbiamo iniziare a fare i tre punti, perché non si sa se ci daranno una penalizzazione. Se ci sarà la penalizzazione, saranno cazzi amari. Allora guardiamo da qui alla fine di fare più punti possibili per entrare nella lista, nelle posizioni Champions, ok? Notizie, rientra Tomori in coppia con Gabbia, la formazione con la somma di Calabria, Florenzi è squalificato, e poi da davanti sono loro. Centrocampo Adli e Musà, fiducia a tutte e due. Adli è uno delle anime del Milan, Musà è uno che secondo me ha potenzialità incredibili, espresse sì e no, ma secondo me ha grandi doti, e vediamo. Dai mister, preparala bene, bella squadra accorta, mi raccomando, non facciamo cazzate, non andiamo subito all'arrembaggio,
loro che devono venire all'arrembaggio e aprirsi loro, dei due, se proprio dobbiamo. E noi le andiamo a infilare di ripartenza. Se vogliamo fare una cosa fatta bene, se ci vogliamo allungare subito per dare spettacolo, per cercare i gol e tutto, state sicuri, se quelli la fanno una, ragazzi, è un casino. Ve lo dico qui, se a base la fanno una e si infiamma tutto l'ambiente, e dopo sì che ci bisogna proprio sudarsela, ma alla grande, alla grande. Guarda, i finanzi no, aspettiamo. Mi sembra che Piff sia alla porta per entrare con un precontratto pronto. Vediamo un po', stadio, si continua andando avanti. Dai, vediamo stasera, su, dai. Vorremmo emulare loro, popolo Slavia Praga. Su, con rispetto per loro, ma paura di nessuno. Non c'è altro da dire. Ci vediamo stasera, live reaction, commentate, like, iscrivetevi al canale se vi va. I like sono un po' pochini per le visualizzazioni, non so YouTube che l'algoritmo che cazzo sta combinando, però dai, tutti pronti, vi voglio belli attivi. Stasera si supporta la squadra e basta. Punto. Le altre cose ci pensa chi di dovere. Chissà, noi non sanno. Noi non si sa. Io soprattutto non lo so. Fate un po' come mi pare. Dai, su!